Eccoci qua, benvenuto a tutti, insomma, benvenuti appunto nella sala, come potete vedere, della Camera dei Deputati per questa conferenza stampa. Benvenuti a tutti coloro che sono presenti in sala, benvenuti anche a tutti coloro che sono collegati tramite la web TV della Camera e poi un saluto anche a tutti coloro che avranno la possibilità di vedere questo podcast su quelli che sono sempre i canali istituzionali della Camera. Un ringraziamento particolare a chi ci ospita, che è l'onorevole Luca Pastorino, che non è qui ma che ci raggiungerà nel corso di questo intervento, quindi tutti quelli che sono i relatori nel momento in cui arriverà, poi daremo sicuramente un posto per far salutare chi poi in realtà è il padrone di casa. Un primo ringraziamento, un ulteriore ringraziamento va naturalmente a Luca Gaburro, segretario generale di Federagenti. Senza di lui questa conferenza stampa non ci sarebbe stata e quindi gli do direttamente la parola per iniziare quelli che sono i lavori. Vai Luca. Grazie Davide, buongiorno a tutti. Sono Luca Gaburro, il segretario generale della Federagenti CISAL, che è associazione di categoria degli agenti, rappresentanti, intermediari del commercio e agenti finanziari, dichiarata tra le comparativamente più rappresentative da parte del competente Ministero del Lavoro e che firma accordi economici collettivi per la categoria agenti di commercio insieme a controparti datoriali altrettanto riconosciute in quanto presenti nel CNEL. Oggi molto volentieri siamo qui per testimoniare tutto il nostro interesse al cosiddetto servizio di ricerca agenti, se vogliamo, no? Perché noi crediamo fortemente che sia un servizio ad alto valore aggiunto per la categoria che noi rappresentiamo. Ulteriore testimonianza sono le presenze che noi abbiamo avuto durante i forum agenti che nel corso degli anni si sono organizzati su tutto il territorio nazionale attraverso degli sportelli informativi che come Federagenti teniamo dedicandoli agli agenti di commercio che necessitino di consulenze sindacali, fiscali, legali e previdenziali o addirittura organizzando dei momenti di formazione, dei seminari, degli incontri, dei convegni all'interno della stessa cornice dei forum agenti. Oggi siamo qui per contribuire alla presentazione di un evento a cui teniamo molto, che è il Forum Agenti Milano Expo 2024, con un focus particolare sulle aziende estere, perché visto che il mondo è sempre più interconnesso, riteniamo un'opportunità da poter offrire agli agenti di commercio il fatto di metterli in contatto con ditte straniere che entrano nel mercato italiano ex novo oppure che sono già presenti nei nostri mercati ma vogliono potenziarsi attraverso una rete vendita di agenti italiani. Proprio perché il mondo è sempre più interconnesso è diventato anche un mondo sempre più complesso, se vogliamo, no? Quindi purtroppo talvolta ci imbattiamo in offerte di mandati che arrivano agli agenti di commercio direttamente tramite social, tramite internet, senza un opportuno filtro. Questo che significa? Che talvolta gli agenti si trovano dinanzi delle offerte lavorative non all'altezza delle aspettative, se non addirittura talvolta contrarie alle norme che regolano il contratto d'agenzia e agli accordi economici collettivi. Questo talvolta per mancata conoscenza delle norme, norme che peraltro sono piuttosto complesse nel nostro Paese, no? Ne cito una a titolo esemplificativo, la contribuzione Nasarco, che è una contribuzione propria solo del nostro Paese, una contribuzione che è integrativa ma obbligatoria e che quindi evidentemente rappresenta un unicum nel panorama internazionale degli agenti di commercio. Siamo qui per testimoniare il nostro interesse a che invece ci sia un incontro tra agente e ditta mandante, se vogliamo filtrato, nel senso che noi vogliamo agevolare l'incontro tra ditte mandanti, nel caso specifico straniere, serie, in quanto tali, tra virgolette, certificate dal passaggio attraverso l'ambasciata del paese di riferimento, e agenti di commercio che hanno tutti i crismi per poter esercitare la loro attività in modo professionale sul nostro territorio.
Concludo con una considerazione. Da più di 10 anni il numero degli agenti di commercio italiani purtroppo sta calando. Noi come Federagenti auspichiamo che invece anche attraverso questo tipo di iniziative che oggi siamo qui a presentare, questo numero possa man mano crescere di nuovo e che questo tipo di iniziative contribuiscano a rendere anche più attrattiva la professione dell'agente di commercio come lo era una volta. Grazie. Grazie Luca, grazie. Proprio sul fatto della, quindi Luca Gaburro, segretario generale di Federagenti, come ho detto, senza di lui questa conferenza non ci sarebbe stata oggi. Ora, proprio sul discorso, mi aggancio a quello che ha detto Luca sull'attrattività della professione. Io sono Davide Ricci e sono un figlio d'arte, quindi proprio no. Mio padre è agente di commercio e per lui era bello che il figlio potesse continuare a fare questa professione. Mia madre è agente di commercio, mio padre è agente di commercio, sicuramente non avrei potuto fare il medico, anche perché vedevo che magari a casa avevo una disponibilità economica dovuta alla professione che mi faceva andare in vacanza magari un periodo più lungo di quanto i miei coetanei o i miei compagni di scuola potevano fare, quindi per me fare l'agente di commercio era un fiore all'occhiello. Quindi mi riaggancio a quello che dice Luca, questa professione deve nuovamente essere attrattiva e chi oggi è agente di commercio deve desiderare che i propri figli possano fare naturalmente la stessa professione. Quindi sono il fondatore, il presidente, il CEO del gruppo agenti.it, un gruppo che si occupa di agenti di commercio a 360 gradi. Quando parliamo di agenti di commercio, qualche numero velocissimo, parliamo di una categoria professionale che in Italia si occupa di intermediare il 70% del prodotto interno lordo più o meno. Faccio un esempio, la giacca che qualcuno di voi indossa, piuttosto che il monile che la signora ha, vedo che sta prendendo appunti al collo, l'orologio, siamo andati qui a prendere il caffè qui fuori, quindi il caffè che è stato venduto al bar che è fuori qui dalla sala, sono tutti intermediati dall'agente di commercio, cioè quel prodotto che noi consumiamo o indossiamo o quant'altro ha generato business, ha generato provvigioni per gli agenti di commercio e ha generato ancora prima fatturato sia per l'azienda che ha prodotto o importato il prodotto e per chi poi naturalmente il consumatore poi nell'andare a comprare soddisfa naturalmente dei bisogni. Parliamo di in Italia 200.000 professionisti più o meno, come diceva appunto Luca, un numero che purtroppo sta calando sempre nel tempo. Per farvi capire, visto che abbiamo degli ospiti europei che oggi sono stati molto cortesi per venire a raccontare qui la loro esperienza all'interno di Forum Agenti, che è appunto la fiera di ricerca agenti di commercio dove si incontra domanda offerta, quindi in Italia 200.000 agenti di commercio, in Spagna che è il paese che ne ha di più sono circa 100.000, quindi il 50%, la metà. Addirittura abbiamo la Germania che ha 40.000 agenti di commercio rispetto ai 200.000 italiani, la Francia 30.000, diamo dei numeri così in maniera grossolana, ma per farvi capire quanto è importante questa categoria per chi vuole entrare, per chi vuole vendere in Italia anche le aziende italiane, ma anche le aziende estere che debbono scegliere come approcciarsi ad un paese. Questi professionisti sono sicuramente la scelta migliore. Ricordiamoci che è un esercito che è retribuito dalle aziende che si avvalgono della loro professionalità, ma c'è un però, perché può sembrare una cosa normalissima, cioè, vabbè, tutti siamo retribuiti, ma l'agente di commercio è una categoria che viene retribuito esclusivamente se vende. È un costo che non è un costo fisso. Se l'agente di commercio fa il suo lavoro e vende, prenderà la provvigione, se non vende non prenderà nulla, non costerà nulla. Chiunque di noi ha un'azienda, chiunque fa l'imprenditore sa perfettamente che un dipendente è sicuramente un costo fisso e va giustamente retribuito anche se non è così produttivo, anche se non si occupa di vendere e soprattutto anche se l'imprenditore stesso in alcuni momenti di crisi non è in grado di renderlo produttivo, perché a me qualche volta succede. L'agente di commercio no, l'agente di commercio è al servizio dell'impresa e viene pagato, remunerato, diventa un costo esclusivamente se vende, un costo percentuale. È per questo motivo che per un'azienda anche estera
Scegliere l'agente di commercio è la scelta migliore per venire in Italia. Molto rapidamente, se un'azienda, per esempio polacca, no? cito lei così poi dopo ci racconterà della sua esperienza, decide di vendere in Italia, ha sostanzialmente, vado molto, molto rapido, tre scelte: aprire una filiale diretta, avvalersi di un distributore unico per tutto il territorio nazionale o gli agenti di commercio. Aprire una filiale diretta costa. Non c'è nessuna garanzia di fatturato, quindi devo subito prima investire e poi dopo eventualmente recuperare il fatturato. Non solo, non posso far aprire una filiale da qualcuno che non conosce l'azienda, quindi sono costretto a portarmi via, magari dalla Polonia, il mio braccio destro che conosce i prodotti, che conosce il mercato e quindi vado a depauperare anche la mia potenzialità produttiva che ho nel paese. Un concessionario diretto, quindi la scelta più facile è la scelta che fa la maggior parte delle aziende estere, prendere un concessionario unico per tutto il territorio nazionale che prende e si occupa dell'Italia. Il problema è che quel signore diventa il padrone del nostro mercato internazionale, per un'azienda polacca, del mercato italiano. Quindi domani mattina, se qualcuno va da quel signore e gli fa un'offerta migliore, gli fa un'offerta differente, o semplicemente lui decide che non vuole più rappresentare noi come concessionario, ma magari un'azienda della concorrenza, noi in un solo colpo ci troviamo fuori da un mercato dove magari abbiamo investito anni del nostro lavoro. L'agente di commercio è di fatto la persona che affianca l'azienda, anche estera ma anche italiana, nella scelta di uno, di due, di tre, di quattro, di cinque, di dieci, a seconda del tipo di prodotto, concessionari per l'Italia. Questo che cosa significa? Che io non posso litigare con un agente di commercio, sì, per carità posso litigare, ma mi lascia comunque una serie di concessionari, una serie di nominativi, quindi io so esattamente dove va la merce e posso comunque cambiare agente di commercio, posso occuparmene direttamente. Questo è quello che gli agenti di commercio fanno. E Forum Agenti, quindi l'evento di oggi, Forum Agenti Milano Expo 2024, è il posto dove gli agenti di commercio incontrano le aziende in due giorni di colloqui di lavoro. A questo punto io passerei la parola ai nostri ospiti che ci sono qui oggi e che hanno dato la loro disponibilità a raccontare la loro esperienza come, diciamo, rappresentanti delle istituzioni estere. Inizio dal signor, allora storpierò un po' di nomi, ok? Quindi vi chiedo scusa già, io lo dico, poi dopo lei magari accende il microfono e lo ridice bene. Ok, perfetto. Allora abbiamo Mattias Kedves, che è appunto trade officer dell'ambasciata di Ungheria. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Mi chiamo infatti Mattias Javor. Perfetto. È il nome che abbiamo sbagliato. Sì, fantastico, sì, sì, ottimo, infatti. Benissimo. Quindi non l'ho proprio sbagliato, non l'ho spruzzato. Sì, ok. Ci sta. Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, io direi che in questo caso sono un portavoce, perché infatti quelli che hanno organizzato la partecipazione delle aziende ungheresi agli eventi di Forum Agenti a Milano sono stati i miei colleghi del Consolato di Milano, dell'Ungheria a Milano, quindi vi sto dando soltanto i risultati del loro lavoro. Quindi potrei comunque confermare che nell'arco degli ultimi 4-5 anni, ogni anno tra 4 e 8 aziende ungheresi hanno partecipato agli eventi di Forum Agenti a Milano, e posso dire che con successo, perché in seguito a questi eventi molti accordi sono nati tra gli agenti e le aziende ungheresi, e abbiamo avuto anche alcune storie di successo di esportazione ungherese in Italia grazie a questa collaborazione con il Forum Agenti. Quindi per la nostra esperienza posso confermare che le aziende ungheresi hanno veramente una proficua collaborazione con il Forum Agenti, per cui noi siamo grati e ovviamente stiamo cercando di portare ancora altre aziende ungheresi tramite questo canale nell'ambito di questa collaborazione. Grazie. Grazie, grazie a lei. Mi scuso ancora per il nome. Allora, a questo punto do la parola ad Aleksandra Leoncevic, che è Head Foreign Trade Office per la Polonia. Quello sì, ha un PC. Può accendere, prego. Grazie. Grazie. Grazie, buongiorno, soprattutto grazie dell'invito. Sì, Leoncevic dovevo un po'. Vabbè. Comunque mi sono già abituata.
Non sono il solo che lo sbaglia, quindi le succede. No, perché comunque è scritto strano e lo so che... Però almeno l'abbiamo preso, quello del dottor Javor era proprio un'altra roba totale, quindi insomma va bene, prego. Sì, rappresento l'ufficio polacco governativo ente statale che si chiama Polish Investment and Trade Agency e noi, giusto per riferirmi un po' alle parole sue, proprio facciamo da filtro per queste aziende che vengono in Italia per fare per entrare in Italia, per entrare con il proprio business, ma anche per gli investimenti eventualmente italiani in Polonia. Ed è vero che collaboriamo, io da quando mi ricordo, perché sono praticamente adesso il terzo anno qui, collaboriamo e facciamo ogni anno Forum Agenti a Milano, che io considero un'opportunità enorme per le nostre aziende. Perché uno, devono prima capire come funziona il mercato, l'agente, la figura dell'agente in Polonia non voglio dire non esiste, ma è molto limitata e assolutamente diversa rispetto a quello che è in Italia. Quindi è importante prima spiegargli come funziona e poi a questo punto loro capiscono che la figura dell'agente diventa per loro anche un po' la guida del mercato, perché è una persona che conosce perfettamente il settore in cui lavora e veramente li può aiutare. E infatti abbiamo buoni risultati degli incontri fatti l'anno scorso, due anni fa. Io sono veramente testimone, a differenza del collega ungherese, io l'ho organizzato due anni, quindi sono così contenta di poterlo dire, perché ho partecipato ad alcuni incontri, li ho visti lavorare insieme e noi portiamo ogni anno 10, addirittura 12 aziende, prima facciamo una ricerca per capire bene se veramente il settore che rappresentano è il settore che potrebbe essere anche interessante per la gente, giusto per non venire con chi forse deve rivolgersi a una fonte di lavoro totalmente diversa. Quindi giusto per non prolungare, considero la cosa molto importante, la collaborazione, il networking fatto tra gli agenti e le aziende polacche tramite noi, che possiamo anche dare una mano a capire chi sono, è importantissimo per il nostro lavoro. Grazie. Grazie. Grazie a lei. Allora, ripeta correttamente la sua carica, allora, così il nome è andato bene, quindi lei si occupa Polonia, sì. Ed è? Head of Office, perché è Head of Office. Sì, Head of Office. Perfetto. Molto italiano. Benissimo, ok, benissimo. Grazie. Grazie tante. Allora, a questo punto do la parola, sempre per portare appunto la loro esperienza, a Petr Avlič, che è Minister Consello dell'Ambasciata Repubblica Ceca. Iniziamo subito dicendo il suo vero nome, non quello... Grazie, avvicini il microfono. Buongiorno a tutti, mi chiamo Petr Havlik, in ceco è Petr, Pietro in italiano. Ok, grazie. grazie. Vorrei ringraziare per l'invito e per l'opportunità di essere oggi qui presso un luogo così prestigioso e di poter intervenire a questo evento. La mia nuova missione in Italia cominciata ad agosto scorso, sono totalmente nuovo qui. Per questo l'incontro di oggi è per me un'occasione importante per incontrare gli organizzatori e gli altri colleghi delle ambasciate. L'Italia per noi è uno dei maggiori partner commerciali della Repubblica Ceca. Le nostre reciproche relazioni economiche sono eccellenti, ma comunque vediamo margini di ulteriore incremento e miglioramento. L'ambasciata della Repubblica Ceca in Italia collabora da tempo con gruppo agenti e per le aziende ceche è molto importante avere degli agenti in Italia che conoscono il mercato italiano e le sue specificità. Sappiamo molto bene che anche all'interno dell'Unione Europea i paesi sono molti, molti diversi e quindi ogni paese deve essere affrontato in modo diverso. Abbiamo diversi esempi positivi in cui
abbiamo consigliato le aziende ceche di partecipare al forum agenti per scegliere agenti adatti che hanno poi aiutato queste aziende ad aumentare significativamente le loro vendite in Italia. La Fiera Forum Agenti Milano è un evento molto importante per noi e la Repubblica Ceca ci sarà. Grazie e buona fortuna. Grazie a lei, gentilissimo. Grazie. Allora, adesso passiamo, forse qui non riesco a non storpiarlo, vediamo se ci riesco perché c'è un po' di assonanza magari linguistica nel nome, ci provo. Maria Pilar Merino Troncoso, Economic Counselor dell'Ambasciata di Spagna. Grazie. Grazie mille. Io sono Pilar Merino dell'Ambasciata di Spagna e vorrei salutare i membri di questo panel e gli organizzatori del Forum Agenti 2024 Milano Expo. Vorrei dire che l'Ambasciata di Spagna, attraverso i suoi due uffici economici e commerciali a Milano e Roma, ha un ruolo da svolgere nel sostenere l'internazionalizzazione delle imprese spagnole, nel sostenere gli investimenti delle aziende all'estero e nell'attrarre investimenti stranieri in Spagna. Indubbiamente, un primo modo per vendere all'estero è quello di assumere un agente di commercio nel mercato di riferimento, che è molto utile e conosce molto bene il mercato. Ecco perché l'evento Forum Agenti è molto utile, così come il lavoro che viene fatto. Dal nostro ufficio abbiamo segnalato il Forum Agenti alle aziende di differenti settori. Delle nostre relazioni con l'Italia, voglio dire che nel 2022 le esportazioni di merci spagnole verso l'Italia sono state pari a 31.482 milioni di euro, con un aumento del 18% rispetto all'anno precedente. Anche le importazioni sono aumentate alla Spagna dell'Italia un 23% a 27.908 milioni di euro. Le principali prodotti di scambio fra Spagna e Italia in entrambe le direzioni sono automobili, prodotti chimici, materie prime semilavorate di materie plastiche, carburanti e lubrificanti, abbigliamento femminile, attrezzature, componenti e accessori per autoveicoli, prodotti farmaceutici, prodotti di fusione dell'acciaio. Dalla Spagna all'Italia, in particolare, i prodotti esportati sono le molluschi, crostacei e invertebrati e l'olio d'oliva. E tra le importazioni spagnole dell'Italia, che stanno si sono distinte invece, sono apparecchiature per telecomunicazioni, scusi per l'italiano, io sto studiando l'italiano. Va benissimo, abbiamo capito tutto, va benissimo. Hardware per computer, macchine e materiali elettrici. Nel periodo gennaio-novembre 2023, le esportazioni spagnole verso l'Italia sono stato pari a 30.657 milioni di euro, con un incremento quasi del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche le importazioni in Spagna dell'Italia sono aumentate il 1,7%, più di 25.000 milioni di euro. Più di 15.000 aziende hanno effettuato alcuna operazione di esportazione con l'Italia, desde Spagna. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica Spagnolo, le esportazioni spagnole di servizi verso l'Italia nel 2022 sono state di 3.154 milioni di euro da parte di 9.700 imprese esportatrici, il che rappresenta un aumento del 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre le esportazioni spagnole di servizi dell'Italia in questo periodo si sono state a 2.640 milioni di euro. Si tratta di un incremento del 13,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un totale di 14.000 aziende spagnole importatrici dell'Italia. L'Italia è il terzo paese cliente della Spagna. L'Italia è il quinto paese fornitore della Spagna. Ecco perché troviamo il Forum Agenti così interessante per le nostre aziende. Grazie mille. Allora, grazie a lei. Prima di tutto perché la dottoressa doveva fare l'intervento in inglese e invece ci ha fatto l'intervento in italiano. E un ulteriore applauso per l'impegno, perché
insomma, è da poco. Con l'auspicio che l'Italia diventi, anziché il terzo cliente per l'Italia, diventi magari il secondo cliente a fine del forum agenti che ci sarà a novembre. Quindi grazie agli agenti di commercio, grazie tante. Allora, a questo punto andiamo a vedere degli aspetti tecnici che sono sicuramente molto importanti. E parliamo dell'aspetto legale in prima battuta e do la parola all'avvocato Valerio Colapaoli. Grazie Davide, buongiorno, il cognome è corretto comunque. Oh, no, vi ringrazio innanzitutto e volevo giusto dire qualche parola, perché quella del diritto di agenzia è una normativa complessa, una normativa articolata ed è una normativa che ha caratteristiche peculiari sia da un punto di vista sostanziale che da un punto di vista processuale. Quindi è necessaria una particolare attenzione, una conoscenza di quelli che sono i diritti e i doveri collegati a un contratto di agenzia, affinché le parti possano iniziare una collaborazione leale e proficua, senza evitando cioè di incappare in pericolosi squilibri. Questo anche perché occorre considerare che c'è un'ampia possibilità di deroga a quelle che sono le disposizioni vigenti. E quindi proprio perché agente di commercio e ditta mandante sono in realtà due entità che debbono collaborare per un unico scopo, che è quello di vendere, debbono collaborare lealmente, è opportuno che in fase di redazione del contratto, in fase di sottoscrizione del contratto, ci sia una piena consapevolezza di quelli che sono i diritti e i doveri collegati a un rapporto di agenzia. Questo vale ancor di più quando uno dei due contraenti è un contraente estero, perché bisogna valutare qual è la normativa applicabile, potrebbero esserci problemi di coordinamento da un punto di vista legislativo tra gli ordinamenti che vengono in ballo a seconda della nazionalità del soggetto stipulante. Prima il dottor Gaburo faceva riferimento alla contribuzione Enasarco, perché anche da un punto di vista previdenziale ci sono differenze. L'Enasarco è un istituto che è previsto solamente dalla nostra legislazione, quindi al momento in cui si deve iniziare un rapporto è bene che ci sia una piena conoscenza di quelle che sono le situazioni soggettive che derivano da un contratto, quelli che sono i diritti, quelli che sono i doveri, ma non perché occorre essere spaventati nel sottoscrivere un contratto, ma proprio perché è importante collaborare con lealtà, e la base della lealtà è la conoscenza e la trasparenza in fase prima che di stipula del contratto, di redazione dello stesso. E quindi cerchiamo di dare una mano affinché l'inizio di una collaborazione che si spera sempre duri e sia proficua per molti anni avvenga con coscienza e secondo la lealtà, ed è per questo che cerchiamo di aiutare sia gli agenti che le case mandanti in questa fase delicata del rapporto. Grazie. Perfetto, grazie l'avvocato Valerio Colapaoli. E adesso do la parola a Vice per un aspetto comunque importante, perché insomma l'aspetto fiscale, paese che vai, tasse che trovi, e quindi do la parola al dottor Dino Savini. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Aspetta, devi accendere. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, sono Dino Savini, dottore commercialista, e mi occupo da tanti anni della fiscalità di questa categoria professionale. Collaboro attivamente con il gruppo agenti.it. Ho partecipato a tanti forum e partecipare a tanti forum mi ha consentito di entrare in contatto con tanti agenti di commercio, giovani agenti di commercio che vogliono iniziare l'attività e con tante ditte mandanti che hanno ovviamente l'esigenza soprattutto di capire la fiscalità sia a livello di ditta mandante sia a livello di attività di agente di commercio. Ora io magari mi ricollego anche a quello che prima aveva detto il dottor Gaburro, riguardo al fatto che questa categoria sta un po' perdendo numeri rispetto alla quantità di agenti sul territorio. In realtà gli agenti di commercio che cominciano l'attività
hanno delle opportunità fiscali molto interessanti, perché c'è un regime agevolato forfettario che consente di pagare pochissime tasse. Quindi diciamo che l'Italia da questo punto di vista rappresenta un paradiso fiscale. Adesso non voglio esagerare, perché non siamo famosi per essere un paradiso fiscale, però l'agente di commercio che comincia l'attività indipendentemente dall'età, quindi badate bene che anche una persona che ha magari la mia età e che vuole cambiare lavoro perché magari ha l'opportunità. A questo punto non ci lasci così. Beh, io sono del 63. Ok, facciamo. Allora, perché se no lasciamo tutta la platea, tutti quelli che poveri. Ha l'opportunità di aderire ad un regime che gli consente di pagare il 5% di tasse sul 62% dei ricavi lordi. Quindi c'è un coefficiente di redditività del 62% molto basso. Cioè lo Stato gli riconosce il 38% di costi, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano documentati, quindi pagare il 5% di tasse per 5 anni, purché si stia al di sotto di questo volume di ricavi lordi che è di 85.000 euro, consente di finanziare, direi, una fase di start-up che consente di entrare nel mercato, nell'attività, senza, diciamo, l'aggressione delle tasse. Questo ovviamente per quanto riguarda le ditte individuali. Chi ha un volume d'affari più alto, mi sono trovato sempre a cercare di soddisfare l'esigenza primaria, che è quella della pianificazione, cioè capire quante tasse si pagano, quanti contributi si pagano, capire qual è il margine che rimane all'agente di commercio, che rimane alla ditta mandante, e quindi tanta pianificazione. Oggi l'argomento attuale è il concordato preventivo biennale, un'opportunità che è venuta fuori con l'emanazione di una norma attualissima nell'ambito della riforma fiscale che si sta attuando in questa fase congiunturale. Concordato preventivo biennale, lo dico in maniera sintetica così non rubo ulteriore tempo, perché capisco anche che è una materia un po' arida, è quello di mettersi d'accordo con l'Agenzia delle Entrate, quindi veramente una stretta di mano. I tempi saranno probabilmente ulteriormente prorogati, però attualmente la proposta di concordato si può presentare a giugno e consente di stabilire con l'Agenzia delle Entrate un accordo di tasse da pagare per il biennio successivo, quindi 2024-2025. Il concordato preventivo biennale ritengo sia un'ottima opportunità per coloro che prevedono un aumento dei loro ricavi lordi, quindi un aumento dei loro redditi, perché consente di raggiungere due obiettivi, uno quantitativo e uno qualitativo. Quello quantitativo, ovviamente, una riduzione sostanziale della tassazione, perché sull'eccedenza rispetto al reddito concordato con l'Agenzia delle Entrate non si pagano tasse e non si pagano neanche i contributi previdenziali. Qualitativo, perché per questi due anni si è esentati da qualunque controllo e quindi, diciamo, si raggiunge un accordo molto importante, stretta di mano. L'agente di commercio, che è un imprenditore, lavora in maniera tranquilla e in piena armonia con le istituzioni dello Stato. Grazie. E grazie al dottor Dino Savini, grazie tanto. Allora, per concludere, perché qui abbiamo parlato appunto di Forum Agenti Milano 2024, ricordiamola, la 20ª edizione del Forum Agenti, chi meglio del presidente di Forum Agenti, dell'organizzatore, volevo usare factotum, ma factotum sembra uno che fa tanta roba e fatta male, invece la roba Enrico Seminara, che è presidente Forum Agenti, ne fa tanta e la fa fatta bene. Enrico Seminara. Buongiorno a tutti. Allora, oggi per me è un giorno davvero speciale, perché ho l'opportunità di ringraziare tutti, e non solo per essere qui oggi, ma per tutti gli oggi che hanno costituito questi 10 anni di collaborazione. Si dice che il pensiero con la sua energia generi la realtà. Ebbene, poco più di 10 anni fa, da questo pensiero siamo riusciti a creare lentamente questo evento, queste iniziative che velocemente però sono diventate punto di riferimento per l'imprenditoria nazionale e internazionale. In questi anni ho avuto il privilegio di conoscere
tante persone di paesi diversi che hanno creduto in questo progetto e con le quali abbiamo creato opportunità per moltissime imprese dei loro paesi. Persone che affidano a noi i destini commerciali di queste aziende che hanno desiderio di crescere e persone che inevitabilmente sono diventate mie amiche, per cui per me oggi era importante ringraziare pubblicamente tutti coloro che sono intervenuti, ma anche coloro che purtroppo non sono potuti essere qui oggi, che saluto e ringrazio virtualmente, dando appuntamento a tutti alla prossima edizione di Forum Agenti 2024, dove vi aspetto come sempre numerosi. Grazie, thank you, merci, gencuie, cosenam, gechie. No, ma più che salutare, raccontaci quando vai in questi paesi a promuovere Forum Agenti, che ti mangi. Perché insomma. A che cosa mangio? Dei cibi locali. Sì, diciamo io sono molto quando dicevo appunto il privilegio di aver conosciuto queste persone è anche legato al fatto che queste persone mi hanno introdotto nelle loro culture, sia commerciali ma anche culinarie, per cui ho avuto l'opportunità di assaggiare tante cose. In Polonia mangio dell'ottimo Jurek, Repubblica Ceca, ho già un sacco di cose, cioè voglio dire, dove vado mangio, insomma, non è che mi porto il panino da casa. Vabbè, a me non mi ci porti mai, comunque vabbè. Enrico Seminara, grazie veramente, grazie. Bravo. Quindi giovedì 7 e venerdì 8 novembre 2024, Forum Agenti Milano, ecco, non vi riduce dall'ultimo, cioè prima... Certo. Abbiamo iniziato già i lavori per pianificare l'evento, insomma, nel modo tra l'altro, più efficace. Tra l'altro quest'anno l'accompagnamento verso Forum Agenti Milano è costellato di tutta una serie di tappe intermedie per dei Forum Agenti regionali, perché Forum Agenti è anche... un qualcosa di regionale, per cui noi portiamo le aziende anche estere, anche se un po' meno, nelle regioni dove lavorano e vivono gli agenti di commercio. Abbiamo fatto Prato a gennaio, Roma a febbraio, faremo La Spezia, Rovereto, Torino, Bologna, Bergamo, Gorizia, Reggio Calabria, Napoli, Cagliari, Palermo, ancora a Bari, per concludere poi a Milano. Quindi Forum Agenti Regionali, degli incontri regionali, sono meno aziende, sono meno gli agenti che partecipano, ma sono aziende che magari vogliono proprio, faccio un esempio, a Palermo giovedì 26 settembre andranno quelle aziende che hanno proprio voglia di vendere in Sicilia e lì incontreranno gli agenti siciliani, mentre invece a Milano si incontrano tutti gli agenti italiani che vengono da tutta Italia, soprattutto se si cercano magari degli agenti generali per tutto il territorio, e in realtà lo possiamo dire, si incontrano anche gli agenti esteri degli altri paesi per chi vuole vendere nella... Approfitto di questa osservazione per dire anche che questi eventi sono rivolti anche alle aziende estere e infatti per esempio nell'evento che abbiamo organizzato a Bologna già abbiamo 3 imprese ungheresi che parteciperanno appunto per fare degli incontri con gli agenti del territorio di riferimento, appunto l'Emilia Romagna e le aree limitrofe. Ok, grazie. Io lascio la parola per concludere i lavori a Luca Gaburro, che ha sostanzialmente, come dire, ho detto, non ci sarebbe stata questa conferenza senza di lui, e quindi io credo che sia assolutamente, se vuoi, ci aiuti a chiudere i lavori di questa splendida giornata, di questa conferenza. Grazie Luca. Grazie a te, a Davide. Che dire, io porto i saluti e i ringraziamenti dell'associazione che rappresento, della Federagenti CISAL, e voglio salutare in particolar modo tutte le persone che hanno consentito questo incontro, i nostri ospiti stranieri, con l'auspicio che veramente si riesca e si continui in questo percorso di crescita reciproca, perché poi di questo si tratta. Noi chiaramente abbiamo a cuore che ci sia un risultato concreto per i nostri colleghi agenti di commercio, che possano trovare sempre più opportunità lavorative valide, soddisfacenti, che in qualche modo li aiutino a riprendere il sorriso da un certo punto di vista. Quindi veramente un grazie nuovamente a tutti voi e un in bocca al lupo per l'evento di Milano di novembre. Grazie ancora. Grazie a tutti. Buon lavoro a tutti, grazie.